Fino all'anno scorso conducevo una vita normale. Vivevo nel posto più bello del mondo, la mitica Brooklyn, con due super genitori, ed ero appassionato di scienza e supereroi. Ma quando in un attentato ho perso mio padre, tutto è cambiato. Io non riuscivo a crederci. Peter Parker e sua zia May mi hanno aiutato. E anche Spider-Man, che ho poi scoperto essere Pete. Assurdo, no? Poi ci fu la crisi del respiro del diavolo, un vero e proprio incubo. Tutti i nemici di Spidey erano sul piede di guerra. Ho cercato di aiutarlo, a modo mio. E alla fine, sì, assurdo, un ragno mi ha morso. E sono, cambiato. Non volevo spaventare mia madre e ho chiesto a Pete. E ora siamo ufficialmente Spider-colleghi. Lui mi sta insegnando il mestiere del supereroe e sono diventato bravino con le ragnatele. Faccio ancora fatica a destreggiarmi tra questa vita e quella normale. Scuola, amici, la nuova casa. Ci siamo appena trasferiti ad Harlem. Ma non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro. Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Theo è qui vicino. Sì, un segno gialla più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Convoglio. Al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova dei Doc Ock.
Speriamo. Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo. Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pitt a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira. Rilassa. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Con carico pesante. Ricevuto LX2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare, specialmente col nostro ospite d'onore. Rilevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lascia. Tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? LX2 fuori ante. Miles! Il peso è sfilacciato. Reggi a 236. La cloche non risponde. Pronti all'impatto. LX2 precipita! Tenersi, tenersi! LX2 a terra! Nessuna vittima! Carico compromesso! Squadra intervento inviata! Resistete, LX2! Pete, mi dispiace, io non volevo! Tutto ok, tranquillo, dobbiamo solo contenerlo prima. Succeda questo. Già, bei ragnetti. Lascia a me, Rhino! Tu invece pensa a fermare gli evasi! Sì, ok, d'accordo. Pete non mi affiderà mai più una missione del genere! Bel lavoro con quell'elicottero, Pilendo! Sei un vero eroe! Ehi, gente! Che ne direste di una pausa? Eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Corrigiamoci! Andiamo dalle tue parti! Quasi sistemati. Quasi sistemati. Non ci metto a scappare. Non posso deludere, Pete. Devo riprendere il controllo. Hey, che braccio! Giochiamo! Scherzo, sei un campioncino in erba! Ti aspetta una grande carriera! A lui fa sembrare tutto facile! Il cervello! Dove sono le strade, Spider-Man? A dire il vero, terrificanti! Ah, Natale a New York! Ah, questa città! Non avevo mai visto quel bestione da vicino! È da brividi!
Una vera opera d'arte. Definizione discutibile. Alexi, musica natalizia preferita? Niente dopo il 1965, vai! Oh! Bellissima, la mia è... Wow! Cioè, wow! Che te ne pare? Ho preso le chiavi, via! Avanti, dobbiamo andarcene! Miles, mi serve una mano qui! Sei libero? Alexi, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Fragile minaccia. Troppo facile. Forse è una mente fragile. Oh! Ehi, Jonah! Vengo solo! Molto natalizio! Minaccia. Un'inutile, infeda, incontrollata minaccia! Già, no! Proprio qui! Dove stai? Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Sei corretto. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sia smettiroso. Prendi latte e rientra, per favore. Sì, ma... Tecchiero muso. Io también tecchiero. Ora o mai più, Miles. Dobbiamo fermarlo. Arrivo. Dobbiamo fermarlo e anche in fretta. Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura. Oh, male, male, molto male. Pete, stai bene? No. Oh no, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati! Ok! Sì! Forse mi serve... un
minuto. Non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti! Anzi, meglio ancora! Non portateli e basta, ok? Sai fare di meglio, Lexi! No! Ok, questo non è la verità! Vattene, Spider-Man! Sei solo dentro! Ehi! Voglio solo aiutare! Spider-Man, stai bene? Pete! Pete! Pete, sveglia! Sveglia, amico! Sveglia, su! Questo Spider-Man è rotto! Vorrei cambiarlo con uno. Oh, questo può andare. Miles, vattene via. Ehi, devi stare indietro! Quasi come giocare.
nascondino! Hai fatto del male a molta gente oggi, Alex! Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma... wow. Arriviamo, portiamoci da quella parte. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile. No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh, ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, ok. Infinite. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Un regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera. Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto.
Ehi, Genki. Ehi, Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare due passi. Ah, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense! Arrivo! Genki mi starà aspettando all'anfiteatro. Ehi, ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo! Bello, provalo, ti copro io. Ok, ci sto. Beh, mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok, come mi sta? Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume! Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo! Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Ah, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono DaniCast e questo è DaniCast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica dei video in rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di DaniCast.